troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrime da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Ha un cancro allo stomaco, come due dei suoi fratelli. Il giorno di Natale torna al Bambin Gesù. Sono passati 4 anni. Il suo volto è smagrito, segnato da solchi profondi. La voce affannata, incerta. Restano i suoi gesti, netti, inconfondibili. Le sue mani che indicano la bocca, gli occhi, le orecchie. Mentre dice: io parlo, io vedo, io ascolto. Le sue dita che sfiorano il petto, quel suo parlare ancora del primato del cuore. Il vescovo di Roma, qui il Papa, parla spesso, ma parla spesso, si direbbe, ci vorrebbe, diciamo, un materiale ricchissimo per comunicarlo alla sua lingua e da quella poi nel cuore. Ma io vedo e cerco e spio e ascolto di qua e di là che cosa è più opportuno, ma vedo bene che è ancora alla carità che bisogna che ci rivolgiamo. Per quanto concerne il passato, vogliamo tener conto del meglio che il cristianesimo, che la civiltà cristiana ci ha dato. Per quanto riguarda il presente, siamo pronti ad operare, a cercare tutte le forme perché questa giovinezza, questa puerizia, che è il sorriso della vita, cresca e, insomma, cerchi di farsi onore, dico quanto noi, e passi anche al di sopra di noi. Adesso mi avete messo in condizione anche di dire qualche parola, mi pare che questo basterà. Perché si possa credere ai medici quando dicono: ma sì, il Santo Padre ha avuto qualche piccolo, si vede qualche piccolo disturbetto qua e là, ma insomma si vede bene che non gli manca niente, né dalla parte dei sensi, da parte degli occhi, né da parte della lingua, né, e specialmente vorrei che non mi mancasse proprio niente dalla parte del cuore, perché è proprio quell'evento che è il più prezioso, che è il più bello, che il Signore benedice. L'ultima udienza è per il cardinale Wyszyński, il più alto esponente della Chiesa del Silenzio, di quella Polonia che 15 anni dopo offrirà il suo arcivescovo di Cracovia sul trono di Pietro. Attenzione, prego, il Santo Padre non si affaccerà, come di consueto, alla finestra del suo studio privato. Aderendo al consiglio dei medici curanti, Sua Santità ha condisceso a limitare al massimo ogni attività fisica. La malattia gastrica di cui il Santo Padre soffre fin dallo scorso autunno ha di nuovo provocato nei giorni scorsi uno stato anemico che è attualmente controllato e dominato mediante opportuna terapia. 31 maggio. Inizia l'agonia. Durerà 71 ore. Una mattina verso le 4 mi ha chiesto che voleva andare al bagno. Allora, con fatica, l'ho accompagnato. E c'era il professor Mazzoni, Piero Mazzoni, il medico che dormiva anche lui là. Allora io l'ho chiamato subito, dico: professore, guardi che il Papa si vuole muovere, vuole andare al bagno. Beh, dice, vediamo un po' se riusciamo a portarlo. E lui da solo però è venuto. E quando era nel bagno è successo il finimondo, credo, che perché ha lanciato un urlo tremendo. È una cosa che mi rimane nelle orecchie fin quando vivrò, credo. Cioè, credo sia stata la perforazione dello stomaco. Il malaccio che aveva ha perforato lo stomaco e il professor Mazzoni mi ha detto: questo
è lo stomaco che si è strappato, diciamo, ecco. E allora siamo riusciti con fatica a portarlo a letto. È stata una cosa tremenda, veramente. La Radio Vaticana diffonde le notizie di ora in ora. Tutte le emittenti del mondo si collegano e annullata la parata militare ai fori imperiali per il 2 giugno, festa della Repubblica. Santa Maria, Madre di Dio, è giunta la sua ora. Lui tirò fuori le mani e fece, strinse le mani come dire, sentivo l'energia, la vita, ma io mi sento forte ancora. E hanno detto i medici, ma siamo sicuri? Sì. Allora chiamare il segretario di Stato per l'ultima udienza. Se ha ancora qualche cosa da domandare, dei permessi che posso dare, non so, no, delibere, se devo fare ancora una firma. Poi il confessore, mi sono confessato l'altro ieri, ma lo posso rifare. Devo morire come deve morire degnamente un vescovo secondo le prescrizioni del cerimoniale episcoporum. Dopo mi si porta la comunione, la santa unzione, la benedizione papale, anche a me che sono papa, la benedizione papale e poi il congedo. Così avvenne. Così avvenne. E poi ha voluto parlare anche con me, da solo, nel suo letto di morte. Ti voglio dare una promozione. Io ho detto, santità, lei mi ha già nominato decano dell'anticamera pontificia, nel suo 80° genetiliano. Sì, quella va bene, dice, quella la prenderai in servizio quando io non ci sarò più. Ma adesso che sono ancora in vita ti voglio dare qualche cosa in più. Io le ho detto, ma santità, ma lei, io non ho bisogno di niente, lei mi ha già fatto questo, ha visto la mia, dice, ma come, guarda che io sono ancora il papa, sai, e posso, quello che dico, c'è qualcuno che lo fa. Allora io le ho detto, no santità, lei ha già fatto troppo per me, l'importante è che lei mi protegga, e protegga me, mia moglie e mio bambino Gianni. Cioè, questo sono, stai tranquillo che lo farò. Ma però ti voglio, no santità, lei, allora si è commosso lui, e io piangevo naturalmente, e si è commosso. Chiamai il segretario di Stato, il quale, che era un bravissimo uomo, il secondo segretario di Stato, Tardini era morto nel 61, e nel 63 era segretario di Stato, Amleto Giovanni Cicognani, il quale entrò dentro col fazzoletto in mano. Faccio una grande impressione anche a me, questo uomo, un grande diplomatico, no? Commosso come un bambino. E il Papa gli dice, signor Cardinale, lo dice in latino, eminentissime domine, signor Cardinale, io mi sono allietato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Etatus sum iscu, dicta sum mi, il domum domini ibimus. 3 giugno, lunedì di Pentecoste. Alle 17, una grande folla riempie piazza San Pietro. Quando in piazza San Pietro era rigurgitante così, la messa celebrata per la sua agonia, no? E che io dissi al Papa, Santo Padre, qui siamo in 7-8 persone attorno a voi, ma se veneste in piazza, che cos'è? Pensavo che mi dicesse non parlare così, no? Lui era molto semplice, umile. Se vedessi in piazza, mi pentii di averlo detto e lui disse, ma è naturale che sia così, è il Papa che muore, io li amo e loro mi amano. Sono le 19:40. Il professor Gasbarrini si curva sul volto di Giovanni. Si volta, abbassa gli occhi, non dice nulla. Al momento del trapasso lui chinò la testa quasi dolcemente sul cuscino e gli uscì un po' di cosa. Io ho preso il mio fazzoletto bianco, che c'ho ancora, lo tengo come una reliquia, e lo asciugai, gli asciugai le lacrime e gli chiusi anche gli occhi così.
concludiamo con le sue parole. Ecco, sono venuto, mi avete visto. Ho messo i miei occhi nei vostri occhi. Ho messo il mio cuore vicino al vostro cuore. La vita è pellegrinaggio. Del cielo siamo fatti. Ci soffermiamo un poco qui e poi riprendiamo il nostro cammino.